Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e qui siamo nuovamente su Far Cry 4, terzo episodio. Siamo sempre con Agile Gal e dobbiamo andare da Luigi, Luino, come caspita si chiama lui, per questa nuova missione che ci è stata data. Andiamo. Benvenuto, sono Longinus. E tu? Tu sei Ajay. Ma no. Benvenuto nel mio tempio, lontano dalla chiesa. Che vende Ma armi? certo! Beati i miti perché erediteranno la terra. Ciò che gli serve è giusto qualche arma. Apocalisse 5:5, una lettura davvero rinfrescante. E Urca. uno dei vecchi saggi mi disse: "Non piangere, ecco il leone che è della tribù di Giuda, la radice di Davide ha vinto per aprire il libro e sciorre i suoi sette suggelli." Il nostro Salvatore è tornato da noi come un leone, un guerriero. Così ci ho pensato su. Quando il figlio di Dio rinascerà, quale arma userà? Quando Cristo tornerà a sciogliere i sette sigilli per il rapimento, lo farà sotto forma di un leone, no? A un leone servono artigli. Che arma sceglierebbe Gesù? Deuteronomio 32:47? Essa infatti non è una parola vuota, ma la vita stessa. O forse Proverbi 19:11. Il senno rende l'uomo lento all'ira. Non so davvero di. Un soldato lo sa. Un soldato sa sempre perché noi abbiamo visto il rapimento e siamo sopravvissuti. Ti serviranno armi per le opere di bene, Ajay. Per ogni pistola c'è una Bibbia. Per ogni proiettile un'omelia. E per ogni trasmettitore che libererai dalle menzogne di Pagan, ti darò qualcosa. Un premio. È questa la volontà di Dio. Wow. Ecco, questo è per il primo. Spara pure sotto attacco! Ci servono degli Saval, uomini! cosa succede? Siamo sotto attacco! Vattene! E lui disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura! Perfetto, abbiamo ottenuto la nuova arma. Pagan. Mai più così felice, lo stesso vale per me. Avevamo grandi progetti, non solo per la nostra piccola famiglia, ma anche per il Kirat. Non è sempre stato così. Mi mancano quei tempi. Ma poi è troppo tardi, dico. Io ci ho provato. Questo posto è spacciato. Non farti trascinare giù, Ajay. Ishvari non ti ha mandato qui per questo, no? Andare su. Ovviamente questa parte ve la taglio, ragazzi, vi faccio trovare direttamente là. Eccoci arrivati, ragazzi. Eccomi, Savannah. Cosa posso fare? Merda!
Tieni giù la testa e salva chi puoi. Non sono lontano. Arrivo al più presto con i rinforzi. Pensi di scappare, eh? Dove cavolo sono tutti quanti? Dove è morto? Ok, mi sa che è tutto... Mi sa che abbiamo concluso la missione, raga. Porco cane. Devo fare tutto io, ma qualcuno che poteva andare no, eh. C'è il fuoco. Che troia, come cavolo entro? Eccomi qua.
cavolo. E salviamo la bambina. Dopo, Brian. Tutti, sarà di conforto. È una bambina, Saballa, è terrorizzata. Prima la porto a casa e poi ci occupiamo del resto del popolo, ok? Grazie. Tutto a posto. Ce l'abbiamo fatta. Ecco il premio per aver salvato Ajay. Colpiamo casa di Paul e lui massacra il villaggio. Ajay non c'entra, è colpa mia. Ma adesso non c'è tempo. Hanno preso l'avamposto e hanno degli ostaggi. Bene, prima l'avamposto. Senza siamo separati dagli altri. Andiamo. Molto bene ragazzi, diritto al mittente, abbiamo concluso quest'altra bella missioncina. Ok, abbiamo qualche altra missione. Sì, abbiamo da prendere l'avamposto. Penso che la prossima volta andrò a prendermi l'avamposto, quello lì. Ah, diario di Mondale, sono tutti diari. Beh, questi poi cercherò di vedere se riesco a farli. Comunque ragazzi, io vi dico che per oggi può essere tutto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao. So che non è poco, ma devono essere salvati prima della riconquista dell'avamposto. Ma Anita ha detto... L'avamposto è importante, ma la nostra priorità sono le vite di quegli ostaggi. Il popolo del Girard ha bisogno della protezione del sentiero d'oro. Noi non lo deluderemo. Salva gli ostaggi, fratello.